La domanda è questa: si può mangiare bene, ma proprio bene, spendendo poco, anzi pochissimo? Io dico di sì, perché la nostra cucina è basata sul niente, e sul niente abbiamo fatto dei grandissimi piatti, ma però sulla qualità. Allora, oggi pasta con broccoletti. Quindi broccoletti, guardate che robetta che ci mette, che robetta, buonissimi. Poi aglio, guardate il prezzo, peperoncino, quello con immediato, buonissimo, questo bello polposo, fantastico. Sto formaggio pecorino, non è un pecorino romano, è un formaggio che puzza di pecora proprio, quella proprio buoni che ci ha voluto della pecorella. Buonissimo, guardate, stupendo. Adesso, poi la pasta. Quindi c'ho una pasta, questo è un regalo di un amico mio che mi ha regalato questa pasta fatta con i grani siciliani. E vi dico anche i grani, sono tutti i grani antichi riscoperti. Io quando c'è qualcuno che merita, che fa qualcosa di buono, lo voglio dire, mi piace dirlo, questo fa una cosa buona, lo voglio promuovere. Quindi c'è dentro, non mi legge la farina che ci stanno: percia sacchi, maiorga e margherito. Queste sono le farine che stanno qua dentro, ormai quasi erano quasi in via di estinzione, e hanno fatto questa piccola produzione di pasta. La damigella si chiama, sì, damigella. Allora, prima di tutto faccio così. Quindi questo qua, qua che c'ho? Qua mi fanno il segno che c'ho qua dentro. Una fetta di pane vecchio abbrustolito e messo qua dentro. Poi ve lo dico dopo perché serve. Quando una cosa è buona quando è fresca, è buona quando è, diciamo, vecchia, un po' stantiva, sì, è sempre buona. Grazie Roscioli, grazie per Luigi Roscioli, amico mio, che l'hai visto. Questo è un semi integrale tipo l'ariano. Buono, buona morì. Allora, venite qua. Pronti? Acqua salata, piena ebollizione. Butto ste comete, ste stelle. Eccole qua, queste. Vado, guardate che robetta che ci mette, guardate, spettacolari. Vado, guarda che spettacolo. Questa qua taglia a metà perché è troppo grossa. Faccio così, se no mi si cuoce. Perché allora sto facendo questo? Allora pensate che io sto cuocendo queste dentro l'acqua di cottura della pasta. Taglio questo perché è troppo grosso, così la cottura è bella uniforme. Ma il nostro obiettivo qual è? Quello che percorso che stiamo facendo insieme? Quello di fare cose buone, appetitose, costano poco e ci vuole poco tempo. Ne metto un'altra due, ok? Guardate che robetta. Allora, c'è chi piaccia più le foglie, a me piace questo. A me piacciono i ciccetti, le cime, buonissime, spettacolari. Te mangi queste ripassate, lo sai che fai? Adesso che facciamo? La base. Quindi olio abbondante, almeno questo mettiamolo. Cioè, è fatta di niente sta pasta, eh? Allora, c'è qualcuno che mi critica perché diceva sempre sta aglio dappertutto. Ma non ce lo vuoi mettere l'aglio qua? Ma di che sa? Come dice mia madre, ma te che sa senza aglio? Vai, metti qua, accendo. Questa deve pizzicare, eh? Guardate che belli, guarda che spettacolo. Con tutti i semettini, aspetto però prima di metterlo che di togliere l'aglio, ok? Andiamo a vedere l'aglio. Ecco qua, guardate, dorato, perfetto. Adesso qui, peperoncino, mamma mia che bello, e spengo il fuoco. Eccoli qua, nemmeno 2 minuti, guardate che colore, belli. Mi sono bruciato le mani. E adesso subito tiro fuori questi e metto la pasta. Guardate qua dentro, guardate, bella, verde, e vai. È proprio natalizia sta canzone, eh? Adesso i broccoletti, guardate che sono belli, taglio un pochetto così, mamma mia che profumo, e poi vado così, andiamo qua dentro la padella, vai, così, eccoli qua, che mamma mia, stupendo, tiè. E ci metto pure un pochetto di acqua di cottura, eccola qua, guardate che bello, guardate che spettacolo. Poi adesso pane,
schiacciamo tutto così col dorso del coltello. Che fai? Te privi un po' di mollica di pane bella croccante, bella grossolana così. Eccola qua, pronta. Poi un goccetto d'olio qua dentro a questa padella, uno spicchietto d'aglio e per i più golosi, per quelli che vanno a cercare sempre le cose più buone, una ricetta. Fate sciogliere una ricetta qua dentro. Va. Poi pane, butto qua dentro e lascio ben profumare sto pane con l'olio e l'aglio. Ecco qua, vai. Siamo pronti? Guardate, allora, ho acceso il fuoco qui. Prendi i fusilli, belli al dente, metto qua dentro. Guardate qua. L'acqua non la buttate mai delle verdure, che è buona, è saporita, è gustosa, c'è tutto poi dentro. Ci sono tutte quante le cose che hanno lasciato le verdure, le proprietà che hanno lasciato anche le verdure dentro, no? Soprattutto quando cuocete tanto le verdure. Le verdure vanno cotte poco. Poi, qua. Guardate che meraviglia. È proprio bello, è proprio Natale. L'aglio via. Facciamo bene assorbire tutto quanto. Qua, questo diventa tutto quanto un tutt'uno con la pasta. Vedete? Aspettate, bene bene che tutto quanto si amalgama. Pane fatto. Levo l'aglio. Bello unto. Mi sembra un po' asciutto, aggiungo un po' di acqua, quello che vi dicevo prima, no? Non buttate questo qua, è oro. Perché io voglio che si scioglie bene tutto il broccoletto qua, insieme alla pasta. Mamma mia, guardate che roba, guardate i colori. Ma questo che cos'è? È il paradiso, eh? Allora, guardate qua, sentite il rumore? Ma ancora non è il nostro, perché adesso... Adesso diventa d'amore proprio, proprio proprio d'amore. Allora, qui potete fare un sacco di cose. Pecorino, pecorino romano, pecorino di pecoraro mostrato io. Ma vi dico un'altra cosa. Guarda, oh, guarda, guarda qui, guarda che spettacolo. Non ti voglio fare. Ah, vedi. Che bontà. Adesso, poi mestolo. Guarda qui. Guarda che ci mette, guarda che spettacolo. Io ci rivado di nuovo e l'alternativa se potrebbe essere con la mollica. Ah, guarda qua, ah, mamma mia quanto brucia il pane. E adesso assaggio con un po' di pane croccante. Ah, lo sapete pure come? Levate il pecorino e invece il pecorino ci mettete la bottarga, quella intera però, eh? La bontà, c'è tutto, costa poco, ci vuole poco ed è buona. Buona.